chiese per la diocesi di Frosinone. La lunga notte delle chiese è una manifestazione ecumenica e non solo, che è giunta alla sesta edizione per ciò che riguarda il territorio nazionale, ma è la prima volta che viene ospitata a Frosinone. E noi siamo qui per questo, per riflettere su molte cose che però spiegheremo durante la serata. Infatti vi annuncio solo che il tema è fragili e io avrò cura di te, e proprio per iniziare sentiamo la canzone La Cura, che sappiamo tutti è una delle 10 canzoni pensate più belle mai scritte nella storia della musica leggera italiana. E poi fra l'altro ricordiamo anche Franco Battiato, che da qualche giorno ci ha lasciato. Da qualche settimana, sì, questo poeta, autore della musica italiana. È una veramente una poesia d'amore musicata dal grandissimo cantautore siciliano. Ma questa sera per noi, qui al San Paolo, la canteranno Anna Giulia Picarazzi e Morena Pernasilici. Sono della classe quarta del liceo scientifico Francesco Severi di Frosinone. Signori, a voi l'ascolto della Cura di Franco Battiato. Super.
me l'aveva scritto. Allora, intanto, io ascoltate, venite un po' qui. Le nostre due cantanti sono Anna Giulia e Morena. Un applauso grande, perché sono bravissime. Hanno rotto il ghiaccio e soprattutto stiamo ricominciando a fare queste cose in presenza. Noi abbiamo tutti la mascherina, anche voi la dovete tenere, lo sapete, anche se grazie a Dio le cose stanno andando un po' meglio, però i protocolli ancora prevedono questo. Se ci fate caso, nel momento in cui noi ci passiamo il microfono, ci dobbiamo sanificare. Va bene, ci vediamo dopo. Grazie. Grazie. Per aver iniziato la nostra bellissima serata. È chiaro che abbiamo affidato alla musica l'inizio della serata, come giusto che sia, no? Sì, è un linguaggio davvero universale che può aprire qualunque, a qualunque argomento. E stasera prende il via proprio dalla lunga notte delle chiese. È vero, è vero. Certo. Sono contenta di essere qui. Grazie, ma anch'io. Anch'io. È la prima volta che iniziare anche l'ultima. No, no, per carità, anzi, inizieremo assolutamente una bella collaborazione. Dunque, perché questa lunga notte della bianca delle chiese? Perché in realtà con la musica, con le esibizioni, con il teatro, con la lirica, stasera sentiremo la lirica, ma abbiamo si cerca di entrare nel tessuto del territorio, nel tessuto della città, per capire quelle che sono le fragilità. Noi siamo tutti fragili, tutti lo siamo. E spesso e volentieri abbiamo diverse fragilità nei vari momenti della nostra vita. Però nell'ultimo periodo qualche fragilità è diventata più forte, più importante. Quindi stiamo riflettendo, ma lo stiamo facendo ormai da 15 mesi, su una fragilità che ci ha travolto improvvisamente. Eravamo tutti impreparati ad affrontare una cosa tanto più grande di noi che ha coinvolto tutto il mondo. Ci siamo scoperti soli a volte. Abbiamo però forse riscoperto il fatto che abbiamo bisogno gli uni degli altri. Quindi la cura è proprio questa. La cura è gratuita, la cura deve essere un diritto di tutti, ma la cura attiene anche ai sentimenti. Quindi sviluppare sentimenti positivi con serate come queste fa bene al cuore, di sicuro. Bene. E poi la Chiesa in uscita, no? È il concetto centrale del pensiero di Papa Francesco. Sì, uscire dal tempio. Quindi noi siamo Chiesa in uscita. Quindi da qui usciamo e andiamo nei quartieri di Frosinone e oltre. E oggi, oltre. Siccome siamo a Frosinone, parliamo di Frosinone. E questo lo faremo con tanti momenti diversi. E a proposito, chi in questo periodo ha sofferto più di tutti, al di là del fatto che tutti abbiamo sofferto, ma chi più ha sofferto di tutti sono i giovani. I giovani sono stati veramente, insomma, per loro è stato veramente molto problematico. Io che insegno e che ho a che fare con i ragazzi grandi, insomma, delle scuole superiori, capisco davvero la grande difficoltà. Però quei giovani oggi si sono preparati delle esibizioni meravigliose. Per esempio davvero? Adesso c'è il Cantico delle Creature, che tutti voi conoscete, però ve lo facciamo sentire rap. Non l'abbiamo mai sentito così, di sicuro, no? È davvero una chiave di lettura e nuovissima. E allora, ad esibirsi sono Lucrezia Bacocco, Francesco Grossi, Anna Testani, anche loro sono del liceo scientifico Severi di Frosinone, classe quinta? Sì. Ok, allora. E quindi diciamo anche che questo è questa idea così bella, nasce dal progetto della professoressa Anna Maria Pizzutelli, cioè utilizzare un linguaggio musicale contemporaneo che spopola tra i giovani il rap, come è noto, applicato a questo testo universale di San Francesco. Davvero curiosissimi di sentirvi. Bene. Avanti ragazzi. Allora, grazie. Tu sei la quella che rappa? No, siamo cantanti, lui rappa, io. Ah, lui rappa, sì, ecco. Ah, ci sei, perfetto. Le barre che sono. Applauso forte. Thank you.
compagno. A te solo si compagno che l'altissimo tu sei e non l'amo degno è temendo pare. Sia lodato mio signore con le tue creature, specialmente fra te solo e la sua luce. Tu ci illumini di lui che è bellezza e splendore di altissimo signore e mezzo segno. Sia lodato mio signore per sorella luna e stelle che tu cielo l'hai formato chiare e belle. Sia lodato per frate vento aria non vuole ma il tempo che le tue creature danza stentamento. Sia lodato mio signore per sorella nostra casa è l'acqua utile e preziosa. A te sono buon signore, si confanno gloria e onore. A te ogni lode e benedizione, a te solo si confanno, solo, solo. Si lodato mio signore per la nostra madre terra, lei che ci sostanza e ci governa. Si è lodato mio signore, vari frutti lei produce, molti fiori coloriti e vende l'erba. Si è lodato per coloro che perdonano per il tuo amore, supportando infermità e tribolazione. Beati siano coloro che cammineranno in pace, che da te buon signore avranno corona. Si è lodato mio signore per la morte corporale, che da lei nessun che vive può scappare. E beati saranno quelli nella tua volontà, che sorella morte non gli farà male. Si è lodato per frate fuoco, che ci illumina la notte, ed è bello, è giocondo, robusto e forte. No, si è lodato per frate fuoco, che ci illumina la notte, ed è bello, è giocondo, robusto e forte. A te solo, buon signore, si confanno gloria e onore. A te ogni lode e benedizione, a te solo si confanno, solo si confanno. Applauso grande. Poi tu sei Francesco e tu sei Anna, eh? E poi c'è Lorenzo che sta nascosto ma sta lì, eh? Applauso a Lorenzo, è il tecnico del suono, è il tecnico del suono. Allora, grazie, molto interessante questa cosa, quindi cerchiamo di portarla anche in giro perché funziona, funziona molto bene. Poi quando si tratta di ragazzi come voi la cosa funziona ancora meglio. Grazie, a dopo. Grazie a te. Ciao. Voi numerosi qui sul sagrato della chiesa di San Paolo, spero che sia veramente una serata emozionante, che ci unisca tutti in questo messaggio che stiamo dando sulla cura delle fragilità, che molto spesso non dobbiamo intendere come debolezze ma un qualcosa da superare, quindi un messaggio di speranza che viene anche dalla nostra prossima amica. Quale sì. Fragilità maggiore ci può essere che quella che deriva da un conflitto? E infatti, da una guerra, una tragedia immane, una cosa pazzesca, desolante solo a pensarci che ancora
non si riesca, nemmeno la pandemia è riuscita a fermare la guerra, anzi, come riflettevamo poco fa, pochi giorni fa, nella striscia di Gaza si uccideva, si lanciavano razzi dopo aver vaccinato la popolazione di Israele. Poi hanno pensato che si sono salvati dal Covid e certo, potevano tranquillamente bombardarsi. Morire di altro. E allora per questo vogliamo far venire vicino a noi Ahed, che salutiamo con un applauso. Un applauso grande di incoraggiamento e di accoglienza per Ahed. Ahed è siriana e naturalmente sappiamo tutti e conosciamo tutti la grande tragedia della guerra in Siria, la Siria che ha una guerra che dura da oltre 10 anni, e Ahed insieme con i suoi figli, con i familiari, ha lasciato la Siria, proprio siete scappati dalla Siria, per andare poi in Libano. Allora, vogliamo un mediatore o riusciamo a capirci? Che dici? Usiamo vogliamo il... Fusia? Allora, dov'è? Non c'è? Come possiamo fare per capirci con Ahed? Capisce benissimo, perfetto. Allora, io mi sono preso un po' di appunti, no? Voi quindi avete lasciato tutto, casa, la vostra città, e siete andati in Libano. Ecco, come siete stati in quel periodo in Libano? Buonasera a tutti. In Libano è difficile stare per noi, perché io ho scappato nella guerra dopo. Vai in Libano e sopra la vita. Quanto tempo ti chiediamo di alzare un pochino la voce. Perché tra la mascherina... Quanto tempo siete state in Libano? 5 anni. In Italia da quanto tempo state? 3 anni. Allora, se vuoi fare pure tu una domanda. Sì, in effetti, pensando di venire in Italia, che idea avevate dell'Italia? Come vi appariva da lontano il nostro paese? Che cosa aspettavate qui? A livello di accoglienza, a livello di abbraccio umano, aspettavate quello che avete ricevuto? Io vengo dall'Italia solo per i miei figli, per continuare a studiare, perché non è possibile studiare in Libano, è difficile. Quindi certamente per assicurare un futuro ai bambini, chiaramente, questo è il primo pensiero di una mamma, oltre al fatto di aver salvato la vostra vita da una tragedia immane come quella della guerra civile. Anche io ho cercato in pace e non trovato in Libano. Trovato qua. E certamente, noi siamo una democrazia imperfetta, ma lo siamo. E quindi qui sicuramente i vostri diritti sono difesi. Ma in particolare a Frosinone, come vi state trovando? Perché stasera questa manifestazione la facciamo qui, nel nostro contesto di Frosinone. Frosinone? Vi piace? Vi trovate bene? Sì, tranquilla. Mi piace. I bambini soprattutto, come si trovano a vivere qui? Sì, mi piace. Hanno fatto amicizia con i loro coetanei? Sì, sì. Tanti amici italiani. Noi ci siamo visti anche in un'occasione in cui il tuo bambino faceva il compleanno e l'abbiamo festeggiato insieme. Mi ricordo con molta tenerezza e con molta emozione quel momento, davvero un momento bellissimo. Questo significa che insomma il cuore degli italiani batte ancora. Senti, invece io volevo sapere, ma appunto parlando del fatto che state qui a Frosinone, no? Voi siete stati accolti bene? Cioè, per te l'accoglienza cos'è? L'accoglienza per me è le persone positive e le persone buone. Questa è l'accoglienza per me. Tutto questo l'avete trovato qui? Sì, trovato. Avete, diciamo, risolto un po' dei vostri problemi, diciamo così? Sì, io qua inizio nuovo. Una nuova vita. E tuo marito anche ha trovato lavoro? Ho trovato nel 2020. Lui fa il meccanico, lavora a Nagni. Lavora da Nagni. Voi avete anche, diciamo, vi siete fatte anche delle amicizie qui a Frosinone. Tu sei di religione musulmana?
sì, io sono musulmana. Musulmana. E hai fatto delle amicizie con delle famiglie? Amicizie intendo proprio persone con le quali vi vedete, con le quali avete la possibilità di, adesso lasciamo da parte la pandemia, ma avete la possibilità anche di dialogare, di scambiarvi delle, dei pensieri, delle impressioni. Ci sono queste famiglie amiche vostre? Tutti amici italiani, un po' arabi, perché non c'è italiani qua. Però come comunicate con la lingua, per esempio? Piano piano stai imparando l'italiano? Prima è difficile, però anche per il bambino è difficile, poi aiuta tanti amici, i miei figli per la lingua italiana. Anche io ho studiato la lingua tanto. Perché io mi piace studiare. Perché quindi tu hai una grande volontà di integrarti qui da noi, no? E quindi di apprendere la nostra lingua e di vivere molto anche la vita qui italiana. E io voglio stare qua a imparare la lingua italiana. E tu sarai qui per molto tempo a venire. Senti, ma... Eccola la nostra mediatrice. Ah, eccola. Buonasera, eccola. Ciao Fusia. Facciamo un applauso a Fusia. Guarda, Ahed però è bravissima, è bravissima. Ho bisogno del mio, diciamo, intervento. No, tutti hanno bisogno di tutti, cominciamo a dire, eh? Cioè, tutti hanno bisogno di tutti, quindi stai qua con noi, perché ci stavamo avviando un po' alla fine del nostro colloquio con Ahed. Io volevo chiederle se il suo pensiero però torna alla Siria, e in che modo il tuo pensiero torna alla Siria ancora martoriata dalla guerra, nel senso che effettivamente non credo che tu possa aver completamente cancellato tutto, pur aspirando ad una vita migliore, chiaramente. E che qual è il futuro che speri, sia per la Siria e sia per tutti coloro che sono riusciti a sfuggire a quell'inferno? Se è finita la guerra, sì, io penso tornare, perché la Siria è molto bella. Perché quasi come qua, perché io non cambia il tempo, non cambia persone, uguale a Siria, non c'è diverso. Questo è un messaggio meraviglioso, non c'è diversità tra tutti i popoli. Perché dobbiamo per forza segnare un noi loro, siamo tutti un noi. Perché in Siria anche c'è musulmani, c'è cristiani, c'è tanti. E noi siamo felici di averti molto qui bene stasera, ma di averti con noi a Frosinone e di averti con noi in Italia. Grazie, grazie Fusia. Grazie. Un'altra sera parliamo solo con te. Ciao, ci vediamo di presto. Nuovo. E mi raccomando, sempre forte, saluta i tuoi figli, saluta tuo marito. E sai a chi rivolgerti quando c'è bisogno. Questa è una grande comunità che sicuramente sotto l'aspetto dell'accoglienza non ha nulla da invidiare, quindi mi raccomando, quando hai bisogno. Un applauso grande. Grazie. Ed ora, visto che parliamo di arte, perché appunto la notte bianca delle chiese è appunto quello anche di fare arte in tutte le manifestazioni, parliamo di danza. Sì. Con Omnia Fitness, applauso forte. Adesso vedremo una coreografia dal titolo Fragili come sfere di cristallo. Quindi, come vedete, anche la danza andrà ad interpretare quelle che sono le tematiche della nostra serata. Ad esibirsi Emanuele Compagnone, Antonella Di Gioia, Laura Di Lorenzo, Tamara Fontana, Giulia Perrera, Sara Scaccia, Valeria Terramagra. I solisti sono Martina Mazzocchi e Simone Fratarcangeli. La coreografia è firmata da Monia Minotti. Thank you.
simboleggiare la fragilità della vita, possono anche essere maneggiate con cura, come hanno fatto questi ragazzi, in modo da preservarla. Io volevo ringraziare, facciamo un applauso anche alla coreografa. Forse rientrata con le ragazze, perché dobbiamo dare anche a lei un po' un in bocca al lupo, insomma, perché sapete che le palestre hanno riaperto, sì, per ultimo di danza, il primo giugno, e non è, fra l'altro, con tanti problemi, perché non è che si ricomincia le limitazioni di legge, certo. Quindi se il primo giugno hanno riaperto le palestre, questa scuola stasera ci propone ben 3 coreografie. Dalla prima le cose sono andate magnificamente, e quindi alla coreografa l'applauso grande, Monia Minotti. E ai danzatori, naturalmente, sono ovviamente davvero impeccabili, ovviamente. Molto 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 bravi. Allora, stanno preparando qualcosa dentro la chiesa. Che si fa dentro la chiesa? Che si fa dentro la chiesa? Ci dobbiamo occupare anche dei giovanissimi. Dei piccoli. Dei piccoli. Ok, e infatti dentro la chiesa ci sarà l'animazione per i piccoli. Quindi c'è un animatore, c'è, insomma, uno molto bravo. Curiamo tutti. Certo, poi fra l'altro... I piccoli non vogliamo? Sì, assolutamente, sono i primi. Lui sa fare delle cose bellissime, sì. Ho visto, è un po' un prestigiatore, un mago, un animatore in generale. E quindi i bambini saranno con lui, dentro la chiesa. Affascinati da questo spettacolo a loro dedicato. Ecco, Don Paolo può stare tranquillo, dove sta? Non lo vedo più Don Paolo. Perché saranno bravissimi questi bambini, eh? Allora, a tutti coloro che si occupano dei bambini facciamo l'applauso, a tutti gli animatori che vanno dentro a lavorare. Mentre invece abbiamo noi... Abbiamo avuto canzoni, abbiamo avuto danza, abbiamo avuto parole pesanti, abbiamo avuto il rap innovativo al mago. E adesso parliamo della poesia, tra le arti... quella più intima, più vera poi, no? Perché in un certo senso sono un po' tutte importanti le arti, ma fondamentalmente ognuna ha le proprie caratteristiche, tant'è vero che ognuna ha un proprio linguaggio, per quello parliamo delle 7 arti, perché di fatto ognuna ha un suo linguaggio che è ben definito. La poesia in particolare è quella che proprio arriva dentro, no? Delle volte arriva quasi come un pugno nello stomaco. E una di queste autrici che ha dato le più grandi, che ha dato qualche bel pugno allo stomaco a tutti noi, è la Aldrin. Che cosa ti sentite? Aldrin, stasera delle meravigliose ragazze che sono lì. Buonasera signor 32. Chi mi sa dire qual è l'animale che si sveglia presto la mattina? Non mi dite 32, eh? Ancora fatti 32. Bravissima il gallo. Perché che cosa deve fare il gallo la mattina? Oh, e come fa per svegliare tutti? Canta, il gallo canta, e come canta? Come la vedi? Chi ha detto la vedi? Certo, il gallo appena si sveglia, tu che fai? Non la fai? Il gallo la mattina si sveglia presto perché deve fare la vedi. Tu sei la moglie. Ma chi si sveglia prima del gallo? Sua moglie, la gallina, giusto? Perché che deve fare la gallina al gallo? La mattina che ci deve fare? Ci deve fare 2 uova fritte perché quello si fa a colazione, no? La gallina si sveglia presto la mattina perché deve fare il caffè a suo marito, infatti c'è la famosa canzone.
Il caffè della gallina te lo bevi la mattina e con la teca. E con la teca. E con la teca. E con. E con la teca. Che oltre a farci vedere come siamo fuori, ci fa vedere come siamo dentro, la nostra anima. Bravi! Grazie. Non a caso le scarpe rosse, no? Ogni simbolo ha un significato ben preciso, quindi le donne fragili che non sono deboli perché si ribellano a questa condizione di sottomissione, assolutamente. Essere mai fragile, più una di meno. Non vuol dire essere deboli. Assolutamente. Perché si può essere fragili, ma non è detto che ci si rompa. Anzi, si lavora affinché questa fragilità diventi più forte. E ci si lavora tanto, poi magari qualche volta le cose vanno bene, qualche volta non vanno bene, ma questo fa parte un po' della vita di tutti noi. Allora, a questo punto siamo con un momento dedicato alla preghiera. Sì. E dimmi che succede. Sì, che cosa succede? Già vedo che si sta avvicinando a noi una nostra amica carissima, è Teresa Astarita. Vieni Teresa. Le circostanze a volte possono rendere fragile ciascuno di noi, ma non dovremmo mai sentirci soli. È questo quello che ho capito sentendo in anteprima la tua preghiera, ma accolti e protetti, compresi e valorizzati per quello che sappiamo e possiamo esprimere. Dici tutto quello che ci vuoi comunicare, Teresa, con questa tua preghiera. Cerco di pensare a una preghiera per la notte delle chiese. Vorrei raccontare per filo e per segno la storia della mia fragilità, individuale, familiare, genealogica, storica. Mi piacerebbe avere delle certezze sul mio percorso, arrivato oggi al desiderio di leggere ogni giorno la parola. Ma ogni momento mi vengono su lacrime, come se tutte le ferite che credevo rimarginate da un senso finalmente trovato fossero in realtà ancora aperte. Come se tutti questi anni non fossero passati. Continuo ad essere insicura. Vado in giro con la mia fragile fede, cercando di mettere insieme i numerosi tasselli della mia vita, con risultati caotici che solo la preghiera può illuminare. La consapevolezza, un dono grande. Signore, tu rendi gli infelici beati. Meravigliosa. Rimani qua con noi, Teresa. Noi volevamo dirti che
le fragilità di ciascuno sono le fragilità di tutti. È da questo che dobbiamo partire. Questo spray vero? È un cinema, eh? Questo spray è stupendo. È una rosa, un odore poi tra l'altro inebriante. Allora, volta. Però ci fa veramente molto piacere. Noi ci siamo già incontrati ieri alle prove e questo è proprio, diciamo così, una tua riflessione, una tua preghiera e quindi anche un modo per poter anche tu esprimere tutte le nostre fragilità. Bravo. Racchiude un po' tutto. Tu vuoi dire qualcosa? Che la fragilità, i lunghi percorsi di fragilità portano alla consapevolezza, come dicevo nella preghiera, e la consapevolezza ci aiuta, a me mi aiuta adesso a lavorare in un'associazione che si occupa proprio di fragilità. Diciamo che possiamo parlare della vecchia frase di Terenzio, no? Umani ni la me alienum puto, quindi niente di quello che è umano mi è alieno, tutto mi può riguardare. Sei uno spettacolo! Bene, allora, grazie. Grazie ancora. Rimani con noi, perché stiamo insieme, anche se abbiamo il coprifuoco, perché doveva essere appunto una notte, ma in realtà adesso quando si fanno queste notti bianche finisce tutto con il coprifuoco, però diciamo che già ci possiamo accontentare. Allora, prima di chiamare il prossimo ospite, andiamo con... il padrone di casa. No, no, andiamo con la lirica. Andiamo con la lirica? Andiamo con la lirica, sì. Ah, benissimo. Ok, allora, perché, come state vedendo, praticamente questa è una manifestazione di arte varia, no? Quindi abbiamo visto di tutto. Ma adesso è arrivato il momento della lirica. E tu hai tante cose da dirci. L'Italia è il paese del bel canto. Bel canto. Quindi... E poi noi abbiamo in rappresentanza del bel canto lirico italiano, conosciuto universalmente, un talento tutto nostro, un talento di Frosinone. E noi abbiamo visto più piccina di quello che è, ma invece adesso lei è una mamma, è cresciuta, è una meravigliosa mamma, è Giada Sabellico. Eccola! Canti con uno dei nostri microfoni. Eccola Giada. Giada è ormai famosissima ed è, ha calcato palcoscenici molto molto prestigiosi e stasera è qui con noi ed è accompagnata al pianoforte da Giordano Cedrone. Allora, noi da fuori campo, adesso questa la annunciamo, poi da fuori campo ti annunciamo sì, i pezzi. Sì, così lasciamo tutto lo spazio a te, ma accompagniamo i nostri spettatori a seguire bene tutto quello che ci canterai. E apriamo con l'Ave Maria di Gomez. Giada Sabellico. Ave, Ave Maria.
Giada, meravigliosa. Il secondo brano che ci propone Giada Sabellico dalla Porta del Destino di Giuseppe Verdi, La Vergine degli Angeli. Andiamo alla Traviata. Due parole, perché effettivamente la vicenda di Violetta un po' ci porta a una delle fragilità che ancora oggi si vivono moltissimo, quando si è vittime del pregiudizio. Quindi Violetta, vittima di un pregiudizio fortissimo, gravemente malata, consapevole che la sua ora è vicina, canta l'addio ai sogni mentre aspetta il ritorno di Alfredo. Addio del passato, bei sogni ridenti, dalla Traviata. Thank you.
davvero forte l'applauso. E non solo a questa bravissima cantante, ma anche al nostro pianista. Vieni, vieni qua. Applauso forte, due giovani di grandissimo talento. Giordano Cedrone, complimenti. Sara Sabellico. Molto bene, molto bene. Fanno anche richieste dal pubblico, eh. Allora, facciamo altre serate. Sei una giovane mamma, mi dicevano. Proprio giovane giovane praticamente. Che bello, quando è così ancora più bello, eh? E questa splendida voce, questo grande talento messo anche a disposizione di tante iniziative, no? Uno offre i talenti che ha e quindi anche in queste occasioni come la notte bianca delle chiese abbiamo questi bei talenti. Complimenti veramente ancora, un applauso forte e bravo anche il nostro grazie a Giada e a Giordano. Ci stringiamo intorno alla chiesa di San Paolo con i nostri giovani di talento. E adesso invece, siccome va un po' avanti e indietro, però avevamo previsto che a metà ci fosse lui, Don Paolo. Ma c'è? Me lo cercate? Perché lo facciamo a sorpresa. Nel frattempo, mentre lo aspettiamo, ricordiamo anche che poi dopo avremo altre iniziative, per esempio ci sarà una bella testimonianza. Certo. Che faremo subito. Allora, se mi chiamate Don Paolo, eccolo. Ma ci vuole l'applauso forte qui, ma non è una cosa tanto per. Chi sanifica il microfono? Allora, io sono diciamo di una certa età, quindi sono vaccinato a metà. Don Paolo ancora deve essere vaccinato perché è giovane. Buonasera a tutti e veramente un grazie di cuore per aver accolto questo invito a ripartire, diciamocelo pure, con tutto quello che abbiamo vissuto in questi lunghi mesi, ritrovarci insieme nella riflessione, aiutati dalla musica, aiutati dallo spettacolo, aiutate dalle riflessioni che con i diversi linguaggi comunque ci arrivano e ci pungolano nel cuore ad una vita migliore, ad un'attenzione prima umana che cristiana del prenderci cura dell'altro, quella domanda che ci inquieta: io mi prendo cura di te, io che posso fare? Io come mi rimbocco le maniche? Io come sono? Noi cristiani, presenza del Signore vicino, è un'occasione bella, è un'occasione ghiotta da non lasciarsi sfuggire. Noi non ce la siamo lasciata sfuggire nel proporvela e voi nell'accettarla. Grazie di cuore. Grazie a Don Paolo, applauso forte. Grazie a Don Paolo. Organizzazione, no? Perché sì, come stato no, l'impegno di tanti, certo. Piano piano poi diremo un po' tutti, ma la cosa importante è che l'unione fa la forza, come sempre nelle nostre parrocchie. Certo. Ma in particolare stasera eravamo tutti molto emozionati, adesso c'è l'emozione, ma insomma un po' meno, perché appunto è una riapertura, è un ripartire. Sì. Io stesso ho fatto delle presentazioni, ma tutte in video praticamente, perché andavano appunto in streaming, cioè nel senso che poche persone e poi tutto il pubblico magari attraverso Facebook, YouTube, mentre invece noi vogliamo proprio ripartire e ce la stiamo mettendo tutta. Piano ovviamente piano ci riusciremo. Piano piano ci riusciremo. È bello aver ricominciato da qui, l'abbiamo detto più volte, ma voglio ripeterlo perché certo, davvero ci scalda il cuore. E ora a proposito di fragilità, beh, insomma, quella più forte, alcune sono molto più forti di fragilità e anche più difficili da curare. Stiamo parlando dei ragazzi di Nuovi Orizzonti e con noi abbiamo Lorenzo. Vieni Lorenzo. Buonasera a tutti. Io sono Lorenzo e sono della comunità di Nuovi Orizzonti. Ok.
Questa sera siamo qui a parlare delle fragilità. Bene, la fragilità nella mia vita è stata molto incisiva. Io sono una persona anche molto timida, quindi potete capire come per me è emozionante essere qui a parlare a voi. Però testimoniare quanto è stata grande la presenza di Gesù nella mia vita vince anche la timidezza. Ora, Nuovi Orizzonti forse voi la conoscete perché è qui di Frosinone ed è una comunità fondata da Chiara Mirante, che è una donna che ha dedicato e dedica tutt'oggi la sua vita agli ultimi. Agli ultimi tutti, anche quelli come me, che sono caduti nella tossicodipendenza. E brevemente vi racconto un pochino la mia vita per farvi capire la fragilità, come ha potuto cambiarla la mia vita. E la fragilità può essere negativa, ma può essere anche positiva. E io, considerate che ero un bambino molto timido, e purtroppo all'età di 12 anni mio padre è salito in cielo. Mi sono ritrovato con mia mamma sola e con un fratello già tossicodipendente. E a quel punto sentivo tanto il bisogno di diventare grande, perché volevo un po' proteggere mia madre, no? E questo, per vincere questa timidezza, per diventare più grande, ho cominciato prima con le sigarette, poi con gli spinelli e piano piano, neanche avevo 16 anni, ho cominciato ad avvicinarmi alle droghe pesanti. E io sono del 72, gli anni 90 erano il periodo dei rave, il periodo delle feste, il periodo degli acidi, delle pasticche, e io sono caduto in questo vortice del mondo della notte. E purtroppo da lì sono passati gli anni senza neanche accorgermene, sempre entrando di più in questa schiavitù. E a un certo punto mi sono veramente trovato all'inferno, no? Oggi proprio diceva dall'inferno a nuovi orizzonti. Mi sono trovato all'inferno perché la droga, purtroppo, oltre a renderti schiavo, piano piano ti rende solo. Ti rende solo e ti rendi conto di essere... Cioè io a un certo punto ero un morto che camminava. A quel punto, veramente come una mano, no? Arrivata dal cielo, entro in chiesa a chiedere consigli a un parroco amico di un mio cugino, il quale mi dice: ma conosci Nuovi Orizzonti? E lì forse è stata la prima volta che ho chiesto aiuto, perché nella fragilità si ha sempre paura di chiedere aiuto, ma chiedere aiuto non è una vergogna, chiedere aiuto è una dimostrazione di coraggio. Perché solo chiedendo aiuto, avendo l'umiltà di capire che da soli non si può andare da nessuna parte, lì entra proprio la forza del Signore, proprio nella debolezza che entra la forza del Signore. E sono entrato nella comunità di Piglio, dove veramente ho trovato delle persone che mi hanno amato per quello che ero, mi hanno preso per mano come proprio un bambino che doveva riniziare a vivere, che doveva riniziare a fare i primi passi, perché perdi tutto, perdi la dignità, e la dignità per un uomo è importante. E piano piano, sempre con Gesù accanto, e questo amore dato così, gratuitamente, solo perché sei, ti fa sentire che esisti. E quella vita che a un certo punto non volevo più, ho cominciato a volerla sempre di più. Ho fatto un percorso di circa 2 anni in questa comunità terapeutica, dove ho riacquistato proprio la capacità anch'io di amare, di amarmi. Perché poi, come ci dice il Vangelo, ama te stesso e ama il tuo prossimo, ma se non ami te stesso non riesci ad amare neanche il prossimo. Piano piano ho cominciato ad accogliere i ragazzi che entravano in comunità, quindi a dare io quell'amore che avevo ricevuto. E lì, quando l'amore gira, è qualcosa di meraviglioso. E sono qui per dirvi che adesso sono qui a Cittadella, dove ci sono anche dei ragazzi volontari, ci sono con me questa sera Benedetta, William e Laura,
che sono dei ragazzi volontari che hanno messo a disposizione le loro di fragilità per aiutare gli altri e dedicano del loro tempo interamente, magari sta qui un anno, chi da fuori, per aiutare il prossimo senza nessun tipo di fine. Quindi amarsi, mostrare le proprie fragilità non è una vergogna. Quindi sono qui per dirlo ai più grandi, ai più piccoli, a chiunque, che quando avete bisogno di aiuto chiedetelo, perché trovate sicuramente qualcuno che è disposto a darvelo. Io non voglio... Allora, insomma, io questa sera brevemente si parlava di questa fragilità, no? E allora era proprio questo il messaggio che io volevo mandare, che nella debolezza il Signore entra, nel mostrare le proprie fragilità, cioè trovi sempre qualcuno che ti aiuta, e essere, avere la forza di chiedere a un amico, a una mamma, a un papà, a un parroco, a un Paolo, a un insegnante o anche alla vostra maestra di musica, non c'è vergogna, lì si dimostra solamente tanto coraggio, perché tanto da soli non si va da nessuna parte. Insieme, adesso anche con questa nuova apertura, magari andremo tutti quanti un po' più lontano. Grazie. Grazie. Grazie Lorenzo. La tua testimonianza ci ha confermato ancora una volta, semmai ce ne fosse stato bisogno, che nessuno si salva da solo. Assolutamente. Ognuno ha bisogno dell'altro. E la tua testimonianza è stata davvero preziosa. Complimenti per il tuo percorso e per quello che fai per gli altri. Grazie Lorenzo. Grazie. Grazie. Torniamo alla danza. Torniamo alla danza. Allora, sì, vediamo se stanno qui dietro le ragazze. Coreografa in postazione, tutto a posto? Siamo perché pronti. La sua coreografia, stiamo parlando appunto di Monia Minotti, che è appunto la titolare, la coreografa, l'insegnante di Omnia Fitness, ci propone adesso Incatenati dalla fragilità. Bella metafora, no? Le catene che limitano la libertà, che ci rendono fragili, possono essere però spezzate. Certo, e devono essere spezzate, perché spesso noi restiamo legati alle nostre fragilità, quasi come un alibi, e quindi è importante mai autocommiserarsi. Brava. Coraggio, spezziamo queste catene e ce lo faranno vedere i nostri danzatori. E sono Emanuele Compagnone, Antonella Di Gioia, Laura Di Lorenzo, Tamara Fontana, Simone Fratarcangeli, poi c'è Martina Mazzocchi, Sara Scaccia e Valeria Terramagra. Solista Giulia Perrera, coreografie neanche a dirlo, firmate da Monia Minotti.
bravi. Faccio rischiare anche il microfono. Eccoli qua. Vado? Posso andare? Allora, eccomi qua. Spezzate le catene. Spezzate le catene e applauso ancora ai ragazzi che sono meravigliosi. Veramente. Non ci facciamo incatenare mai. Che bello rivedere le coreografie dal vivo, live. Quanti saggi, quanti spettacoli. Quanti, Gaetano, quanti? Quanti? Ma soprattutto quanti ragazzi, quanti giovani, quanti bambini anche. Sono stati bloccati, non hanno potuto fare lo sport, non hanno potuto fare danza o magari anche altri sport. Pensa che ancora per la piscina c'è ancora tempo, mi pare. Sì, credo tra pochi giorni. Però insomma piano piano ci avviamo a diciamo a quella che può essere una vita speriamo normale. Speriamo che sia duratura questa volta, dai. E infatti. Ci stiamo vaccinando. Notte bianca delle chiese, con l'arte, con tante forme di arte, ma anche, attenzione, con un tema molto importante, quello della fragilità. E io avrò cura di te, per esempio, i vecchi. Ma se pensiamo al tributo tremendo, se gli dai un po' più pagato un po' più di voce. Le persone anziane nel corso della pandemia sono stati i più fragili davvero, i più vulnerabili, quelli colpiti maggiormente, quelli che hanno pagato di più in vite umane, questo terribile virus. Questa è una sofferenza fisica che ha colpito materialmente, ma quali sono le sofferenze dell'anima delle persone anziane, dei nostri genitori, dei nostri nonni, vittime della solitudine, dell'indifferenza? Lì la cura deve essere ancora maggiore, perché tante volte non c'è più tempo poi. È vero. E i rimpianti ci assalgono, facciamolo finché siamo in tempo. È vero. Diamo la giusta importanza, il giusto valore a quel patrimonio prezioso che sono i nostri anziani, anzi quelli un po' più grandi. Sì, diciamo quelli più grandi. Io ho detto i vecchi perché in realtà... La canzone è quella, la canzone siamo per ascoltare. Sì, anche perché... Non si invecchia mai in realtà, si diventa più grandi, si diventa persone con più esperienza. Sì, è dell'81 questa canzone. Però nel 1981, 40 anni fa, Baglioni scrisse questa canzone, che è un'altra delle grandi pietre miliari della canzone italiana, e adesso a cantarcela vengono Morena, e qui adesso con la luce è un po' problema. Le abbiamo sentite all'inizio, allora, con la cura. Tornano con noi Morena Pernasinci e Anna Giulia Pigarazzi. Facciamole venire. Eccole di nuovo con noi. Soffiano fili d'aria, un vento di ricordi. Questo ci ricorda allora, un sacco di cose. Devo per forza sanificare i microfoni, quindi solo allora, un secondo. Un attimo che facciamo l'operazione. Questa è la gag più carina di stasera, è riuscitissima. Seduti in pizza.
sospiri e un po' di mele cotte, i vecchi senza un corpo, i vecchi senza una carezza, i vecchi un po' contadini che nel cielo sperano e temono il cielo, voci bruciate dal fumo e dai grappini di un'osteria. I vecchi, vecchi e canali, sempre pieni di sputi e consigli, i vecchi senza più figli e questi figli che non chiamano, i vecchi che portano il mangiare per i gatti e come i gatti frugano tra i rifiuti, piene di rumori e smorfie, inverti un po' da matti, i vecchi che non sono mai cresciuti, vecchi di calce contro luce, occhi anacquati dalla pioggia della vita, dover vivere fino alla morte che fatica, i vecchi cuori di pensa, un vecchio cane ha una pena al guinzaglio, confusi inciampano di tenerezza e brontolando se ne vanno via, i vecchi hanno piano con una piccola busta della spesa, quelli che tornano lasciano fuori bestemmie e fanno pace con Dio, i vecchi povere stelle, i vecchi povere patte sbottonate, pancera spose arrossate di mal di cuore, di nostalgia, i vecchi sempre tre piedi chiusi in cucina se viene qualcuno, i vecchi che non li vuole nessuno, i vecchi da buttare via, i vecchi vecchi, se avessi un'auto da caricarne tanti, mi piacerebbe un giorno portarli al mare, arrotolargli i pantaloni e prendermeli in braccio tutti quanti, sedia a sediola, oggi si vola, e attenti a non sudare. I vecchi non sono mai cresciuti, no? E forse è vero tutto questo, però veramente questo periodo in cui tanti grandi, perché non sono vecchi, ci hanno lasciato, davvero che abbiamo ancora di più quanto è importante quello che abbiamo perso, quello, certo, che abbiamo perso, quello che abbiamo veramente perso. Un applauso che lo mandiamo in cielo per tutte, davvero, le persone che... Importa gli occhiali, perché le luci sono un po' basse e anche perché pure io sono vecchio. Allora, a proposito di tante iniziative che si fanno, il volontariato, anche questo è molto importante ed è inserito nella programmazione di questa sera. Noi adesso vedremo un video sulla raccolta alimentare.
Il video è a cura di Luca Antogiovanni, Lorenzo Maiuri, Lorenzo Marini e Filippo Nardoni. Anche loro sono del liceo scientifico Seve di Frosinone. Vogliamo partire? Proviamo? Sì, applauso, applauso, eh! Vediamo se parte. Voi vi potete girare senza alzarvi, naturalmente vi girate verso quello schermo. Quando siamo pronti, giustamente partiamo. È opportuno, mi dicevano Gaetano, girare le sedie per poter guardare lo schermo meglio. Perfetto. Anche perché ora è lo schermo che parlerà, ora e tra poco. Giriamo le sedie. Intanto mentre giriamo le sedie vi faccio notare quanto è bella la sera, guardate che meraviglia la vetrata della parrocchia, eh? Che bello. Allora, se siamo pronti, Paola, tu sai già. E certo. E soprattutto mi stai preparando. Mi sai parlare di chi adesso ci. Anche l'arte, adesso è il momento dell'arte, già avete un'anteprima sul vostro schermo, anche l'arte deve prendersi cura non solo della fragilità delle opere d'arte, dei monumenti, ma anche dell'anima naturalmente, perché l'incontro con la bellezza è sempre una cura dell'anima. Da una parte curiamo la bellezza e dall'altra sicuramente la bellezza cura noi. Curare un'opera è curarsi anche di ciò che esprime e che potrà suscitare chi lo osserva. È con noi Maria Elena Catelli. Un applauso. Esperta di arte sacra, ci porterà tra brevissimo nel mondo del pittore americano Edward Hopper, la cui opera di grande potenza espressiva ha ispirato registi come Hitchcock, Wim Wenders, Ridley Scott e Dario Argento. I quadri di Hopper sono perfetta rappresentazione dell'umano, della sua condizione di fragilità, ma anche delle grandi domande scritte nel cuore di ciascuno. E per questo motivo ci interessano, ci attraggono e sicuramente ci interrogano. La parola a Maria Elena Catelli. Grazie. Grazie. Facciamo anche un po' silenzio, se riusciamo anche a. Riusciamo a isolare un po', a chiudere le porte. Ecco, solo un attimo ti faccio iniziare.
così magari, perché quello che adesso ascolteremo davvero è molto importante, molto prezioso. Prego. Semplice ed efficace la solitudine, che è una delle condizioni umane più ricorrenti nella società moderna. E come può un quadro rappresentare così bene la solitudine in tutte le sue declinazioni, all'interno della famiglia, nel rapporto di coppia, nell'ambiente lavorativo, nel tempo di svago? Le risposte le troviamo nei quadri di un pittore americano, Edward Hopper, le cui opere sono delle vere e proprie icone del Novecento. Nei suoi quadri viene rappresentata non soltanto la solitudine, ma più in generale la condizione esistenziale dell'uomo moderno. Hopper vive in America negli anni 20, ruggenti anni 20, i Roaring Twenties. È un momento della storia dell'America in cui c'è una grande espansione industriale, una grande prosperità economica, con l'introduzione di una vasta gamma di beni di consumo. Tutto questo si associa ovviamente all'urbanizzazione, quindi alla modernità che avanza, e consegue una perdita dei valori, così che l'uomo comincia a sentirsi alienato, soprattutto nelle grandi città. E questa cosa Hopper la avverte in maniera molto forte. Lui era molto nostalgico verso il mondo rurale americano. I dipinti di Hopper sono perfettamente inseriti nel momento storico in cui lui vive, ma nonostante questo si rivelano però atemporali, perché sono delle perfette rappresentazioni dell'umano, delle sue fragilità, di quelle domande che sono insite nel cuore di ogni uomo, domande con le quali non può mancare di confrontarsi chi non vuole vivere in maniera superficiale, chi prende sul serio la propria vita e che quindi non vuole ridurre il proprio io a delle questioni meramente materiali. Non per caso, un'immagine di Edward Hopper, un quadro di Hopper, è stata scelta proprio per questa sesta edizione della Lunga Notte delle Chiese e compare sul sito, appunto, internet della manifestazione. Questo perché queste immagini sono state tra l'altro molto utilizzate anche durante il periodo del lockdown. Pensate che a marzo del 2020, quando c'è stato il primo lockdown, a inizio della pandemia quindi, sul quotidiano inglese The Guardian è apparso un articolo con questo titolo in inglese: "Siamo tutti quadri" di Edward Hopper adesso. E ci si domandava appunto se lui non fosse l'artista della età del coronavirus. Questo articolo veniva a sua volta fuori da un tweet che era diventato virale, dove era stato fatto questo collage con i quadri di Hopper e appunto era stata scritta questa frase: siamo tutti quadri di Hopper. Questo perché nel momento del lockdown ci siamo ritrovati tutti chiusi nelle nostre case, dietro le finestre, e quindi esattamente proprio come i personaggi che solitamente Edward Hopper rappresenta, raffigura nei suoi quadri. A questo punto parliamo un attimo di lui. Chi era Edward Hopper? Appunto, era un americano, come vi ho detto. Nasce il 22 luglio del 1882 a Nyack, che era una piccola cittadina nelle vicinanze di New York. Sin da bambino mostra questo suo talento per artistico, e quindi i genitori lo avviano a studi artistici e lui si diploma a New York alla New York School of Art. Nel 1905 diventa illustratore, lavora per un'agenzia pubblicitaria.
quindi disegna pubblicità, locandine pubblicitarie, un lavoro che lui odierà, ma che gli serviva per vivere. E nel 1905, quando inizia a lavorare, con i primi guadagni e con l'aiuto dei genitori, si reca a Parigi. Parigi in quel momento era una città che era indiscussa capitale dell'arte a livello mondiale. Lì si recavano molti artisti americani e Hopper tornerà in questa città molte volte. Per lui Parigi era l'impressionismo, amava Sisley, Pissarro, ma soprattutto Manet e Degas. Al ritorno dal soggiorno in Europa, Hopper cade un po' in depressione, c'è una crisi profonda, perché lui stesso dice: tutto qui in America mi sembra rozzo e acerbo. Lui era rimasto molto affascinato da Parigi. E in seguito dirà che gli c'erano voluti ben 10 anni per rimettersi dall'Europa, quindi per affrancarsi da questo desiderio di vivere in Europa. Poi diventerà invece un artista perfettamente calato nella realtà americana. Nel 1913 riesce a vendere per la prima volta un quadro. Questo quadro, Sailing, si intitola, lo venderà $250 e poi per altri 10 anni non venderà più niente. Quindi un artista che viene incompreso dai critici e dai mercanti di arte e per lungo tempo quindi deve continuare a lavorare come illustratore per le pubblicità, vi ho detto, e per locandine di cinema. Un lavoro che, come vi ho detto, non riuscì mai ad amare. Nel 1924 però è l'anno della sua svolta, perché aveva ormai 42 anni, in quell'estate lui si reca a Gloucester, che era un piccolo paese della Nuova Inghilterra, che era divenuto una colonia di artisti, e dipinge una serie di acquerelli che avevano a tema delle case dei capitani delle navi del XIX secolo, che con la loro architettura erano simbolo dei primi coloni americani. Tornata a New York, espone questi quadri e ottiene un buon successo sia di critica che commerciale. A Gloucester incontra, sempre nel 1924, o meglio reincontra, Josephine Vestige Neeson, detta Jo, che diventerà sua moglie. Avevano frequentato insieme la scuola d'arte a New York. E questa è lei. Hopper la sposerà nello stesso anno del 1924 a New York, nella chiesa battista della 16ª strada. E Jo resterà al suo fianco per tutta la vita, morirà un anno dopo di lui e diventerà praticamente la sua unica modella. Hopper, anche perché lei era molto gelosa, quindi è diventata unica. Hopper visse a New York con la moglie, visse in questo che era la casa studio di Hopper, che in realtà era un monolocale, poi piano piano nel corso degli anni diventò un bilocale, quindi avevano una camera da letto e lo studio, e poi finalmente lei, che pure lei era pittrice, riuscì ad ottenere di avere un'altra piccola stanzetta in cui poteva dipingere anche lei. Questa è una palazzina che ancora oggi esiste, dove si può visitare, c'è lo studio di Hopper, si trova al quarto piano di questo piccolo palazzo affacciato su Washington Square. E nel 1930 Hopper e la moglie scoprono Cape Cod, che era una piccola, un promontorio che si protendeva dell'Oceano Atlantico, dove loro vanno in vacanza, diventerà il loro luogo di vacanza preferito, andranno in affitto per un certo numero di anni e poi decideranno di costruire lì una casa. La tireranno su in soli 2 mesi, sarà progettata interamente da lui, che appunto farà questa grande casa con queste grandi finestre, vedete, che si affacciano sull'oceano. La finestra è una cosa che ricorre sempre nella sua opera. E negli anni 40 e 50, quindi, Hopper comincia a diventare un pittore di successo e si consacra come uno dei maggiori pittori americani. Tanto che nel 1956, a riprova di questo suo grande, ormai di questa sua grande fama, gli viene dedicata una copertina del Time. 2 anni dopo, il 15 maggio del 1900, cioè no, 10 anni dopo, nel 67, dipingerà il suo ultimo quadro, che è questo, dove lui si raffigura insieme alla moglie, o meglio, scusate, questo nel 65 fa questo quadro, si raffigura insieme alla moglie come due commedianti che stanno su un palco e si congedano da un pubblico immaginario. E appunto dopo quest'ultimo quadro del 65, nel 67 Hopper muore e l'anno successivo muore anche la moglie. Non hanno eredi perché non hanno figli, non hanno avuto figli. Si sono sposati grandi, lui aveva 42 anni e lei era coetanea di lui. Quindi Eduard Hopper penso che un po' tutti conoscete i quadri, è un artista geniale,
è un artista che non si può inquadrare in uno stile, perché in realtà lui ha un suo stile come tutti gli artisti geniali. E per cercare di comprenderlo, innanzitutto ci possiamo affidare a quelle che sono le sue parole. Lui dice, una volta disse: so che molti pittori contemporanei protesteranno e non saranno d'accordo con questa citazione, ma io voglio leggerla lo stesso. Goethe dichiarò sullo scopo del suo scrivere: il fine primario e ultimo di tutte le attività letterarie è la riproduzione del mondo che mi circonda, utilizzando il mondo che è in me, impossessandomi di tutte le cose per combinarle, rimodellarle e ricostruirle sotto una forma personale e originale. Per me, dice Hopper, è un principio importante della pittura, quindi quello che Goethe applica nella scrittura, lui lo applica nella pittura. Io so che oggi ci sono molte opinioni divergenti sulla pittura, che saranno in molti a protestare, dicendo che questa è una visione antica e sorpassata, ma per me è ancora una verità incontestabile. Ho iniziato con una domanda: come può un quadro esprimere bene, efficacemente, la solitudine, che è una condizione umana ricorrente nella società moderna? E vi ho detto anche che la risposta la possiamo trovare nei quadri di Hopper, perché certamente la solitudine è una costante nei suoi quadri, tant'è che solitamente lui viene proprio denominato il pittore della solitudine. Ma nei suoi quadri infatti spesso compaiono anche delle persone sole. Questa è sempre Josephine, sono persone sole, e anche quando però ci sono più persone, noi avvertiamo che tra queste persone c'è come una sorta di incomunicabilità, è come se fossero soli. E quindi questa solitudine è sicuramente una componente forte dei suoi quadri, ma se Hopper fosse solo questo, probabilmente non avrebbe avuto il successo che ha avuto e non saremmo qui a parlare oggi di lui. Perché la sua pittura non è riducibile a questo. Lui stesso prendeva le distanze da questa sorta di etichetta che gli avevano affibbiato e diceva che questa, la solitudine, era una lettura riduttiva della sua opera. Dice: si parla tanto di solitudine, ma in questo modo si riduce a formula qualcosa che non vuole essere formulato, diceva lui. Invece la sua opera, in realtà vedremo che ha un respiro molto più ampio e che spiega proprio questo respiro più ampio il fascino e la grandezza dei suoi dipinti, perché Hopper, insieme alla solitudine, è capace di fare una cosa straordinaria, dipingere anche il silenzio e dipingere l'attesa, che sono delle condizioni, l'attesa è una condizione antropologica proprio essenziale, correlata con l'uomo, e il realismo di Hopper è proprio nella sua capacità di raffigurare la struttura dell'animo umano, che è appunto mancanza e attesa. Spesso, vediamo, questi per esempio sono dei quadri in cui si rende evidente, no, questo atteggiamento delle persone che sembra che stanno aspettando qualcosa, che deve accadere qualcosa. Spesso nei suoi quadri irrompe anche la luce, questa è un'altra costante nei quadri di Hopper. La luce che vedremo entrare attraverso finestre all'interno di stanze vuote o di stanze abitate. Una luce che ci induce a guardare verso l'esterno, da dove questa luce proviene. Lui diceva: c'è una sorta di gioia che riguarda la luce del sole sulla parte alta di una casa. La pittura è esercizio per cogliere la sorpresa offerta dalla natura. Quindi lui era uno che guardava molto, girava molto, guardava intorno, si guardava il mondo e poi elaborava e riproduceva quello che vedeva nei suoi quadri. Hopper è un pittore che è sempre proteso verso un oltre. E la tensione verso questa luce, che lui cerca sempre durante la sua vita, per tutto il suo percorso artistico, riempie la sua pittura, che, come qualcuno ha detto, è sempre un inizio e non è mai un approdo. E questo lo vedremo bene. Adesso cominceremo a fare una carrellata su alcuni quadri di Hopper, quelli più significativi, quelli anche un po' più conosciuti, con una premessa che vi invito tutti a seguire. Come riferito dai suoi amici, lui era un tipo molto calmo, molto flemmatico. Se sentite qualche sua intervista, parlava molto lentamente e si muoveva anche con molta lentezza. E con calma e lentezza chiedono di essere guardati i suoi dipinti. Di fronte ai quadri di Hopper bisogna prendersi del tempo, tutto il tempo necessario per andare oltre uno sguardo superficiale e distratto, quello a cui siamo abituati purtroppo.
La descrizione di alcuni di questi quadri, che adesso faremo, verrà preceduta dalla lettura di brani che sono tratti dai diari scritti da Jo, la moglie di Edward. Hanno trovato 63 diari, tutti compilati, lei li descrive tutta la loro vita, descrive anche molto minuziosamente come nascono i quadri del marito. Il primo quadro che andiamo a vedere si intitola Room in New York. Traduzione di un testo di critica di Paul Valéry. Ogni tanto mi legge dei brani su Baudelaire o Stendhal e non vuole più andare a dormire. Devono essere tutte quelle vitamine che prende. E vuole rimanere sveglio a leggere, leggere, leggere. Non vuole mai parlare di niente. Cerco di inventare qualcosa per rendere la nostra vita più allegra, più ricca. Non che abbia bisogno di uscire per forza, ma mi piace guardare le persone o discutere delle cose. Lui invece è come un cencio, senza consapevolezza del passare delle ore, dei giorni, delle settimane, della vita. Ho fatto bene a sposare quell'uomo, anche se ormai ballo pochissimo. Oh, ieri, mentre Ed dipingeva, hanno trasmesso alla radio un delizioso valzer viennese, Strauss. Ed ha lasciato il cavalletto ed è venuto a ballare con me. È stato bravissimo. Ho insistito per fargli imparare il valzer in modo molto semplice, sentendo il ritmo, facendo un passo e portando l'altra gamba verso la prima. Ed si è lasciato trasportare dalla musica. È incredibilmente leggero quando balla. Intanto su questa cosa del ballo pensavo, non ve lo volevo dire ma ve lo dico, che Edward Hopper era alto più di 1,95 m e Jo era alta 1,50 m. Quindi immaginiamoci questi due che ballano il balzo. Il rapporto tra Edward e Jo era peraltro molto altalenante, era una coppia piuttosto burrascosa, erano molto litigiosi. Dopo 25 anni di matrimonio, infatti, Jo con molta ironia gli scrisse un biglietto su cui mise queste parole: meritiamo la Croix de Guerre, quindi la croce di guerra, una medaglia al valore per esserci distinti nella battaglia. E il dipinto, questo dipinto, pare proprio alludere al loro rapporto e più in generale a quella che è la fragilità delle storie d'amore, alle difficoltà che si incontrano nella vita coniugale. Attraverso una finestra spalancata, Hopper ci fa entrare all'interno di un appartamento di una coppia borghese che si trova appunto seduta, lui è seduto, tutti e due sono seduti, lei al pianoforte, lui al tavolo. E noi stiamo lì a guardarla. Potrebbero essere dei nostri vicini di casa. Penso che a tutti noi, forse durante il lockdown, può essere capitato, stando dietro la finestra, di andare a guardare nelle case degli altri, no? E una cosa che a volte accade. In molti quadri di Hopper troviamo proprio questo tipo di visuale, una visuale che è anche un po' voyeuristica e che ha anche un po' un'impronta da regista. Infatti molti registi si sono ispirati ai quadri di Hopper. Alfred Hitchcock, per esempio, ha trovato ispirazione per alcuni quadri, in alcuni quadri di Hopper per alcuni suoi film. Per esempio Psycho è stato ispirato al dipinto di Hopper Casa vicino alla ferrovia, mentre nel suo film La finestra sul cortile, che penso che un po' tutti conoscete, il protagonista, che è costretto a un riposo forzato perché aveva una gamba rotta, annoiato, spinto dalla noia, si mette davanti alla finestra e comincia a guardare le vite dei suoi vicini. Appunto questo accade nei quadri di Hopper, vediamo delle finestre aperte attraverso le quali andiamo ad entrare nell'intimità delle case. Nel quadro marito e moglie appaiono ben distanziati, tra l'altro è sera ed Hopper in più di un'opera utilizza la metafora della sera proprio per suggerire la fine di un rapporto. Si ha la sensazione guardando questa coppia che siano due che non hanno più nulla da dirsi,
stanno lì nella stessa stanza e portano avanti la loro tediosa routine. La loro estraneità e lontananza è sottolineata anche dalla porta chiusa, che vedete che è molto alta, no? E divide li divide. C'è soltanto un elemento ad unirli, che è il tavolo rotondo, che è poi tra l'altro un'evocazione comunque della mensa familiare, del focolare domestico. L'abbigliamento dell'uomo è un abbigliamento che suggerisce che sia forse appena tornato a casa dall'ufficio e dopo aver passato la giornata piegato su una scrivania sulle carte, non trova meglio di fare che tornare a casa e ripiegarsi su un giornale. Mentre non ha neanche un atteggiamento rilassato, perché non è ben disteso nella poltrona, è appunto come curvato sul giornale, che sembra attrarre completamente la sua attenzione, così che non si rende conto di ciò che gli accade intorno e non si isola anche dalla donna. Lei veste un abito elegante, quasi come ad esprimere il suo desiderio di uscire, un desiderio forse mortificato dal marito che è stanco e preso da se stesso. L'abbiamo sentito anche un po' nel diario di Gio, no? Che dice che c'era questa sorta di incomunicabilità, che lui era tutto preso da se stesso. Però quando ci troviamo davanti a questo quadro ci possono venire anche altri pensieri, perché per esempio io ho pensato che forse lei potrebbe essersi vestita elegante in un tentativo di attrarre l'attenzione del marito quando è tornata a casa, oppure potrebbero essere in attesa di uscire. Tra l'altro Edward e Joe erano frequentatori abituali di teatri, di cinema, andavano a cena dagli amici, anche se lui era orso, però spesso uscivano, e quindi potrebbe essere che lui non si è ancora messo la giacca per non sgualcirla e lei è pronta già per uscire con il suo vestito da sera e stanno semplicemente aspettando di poter, che si faccia l'ora per poter uscire. Ci rendiamo quindi conto che davanti a questi quadri, questo in particolare che stiamo guardando e anche gli altri, la nostra immaginazione viene messa in moto, perché questo è come se fosse un fotogramma di un film che si ferma su una scena e noi non sappiamo, è lasciata alla nostra immaginazione pensare cosa è accaduto prima e cosa può accadere dopo. Però di fronte a questo quadro, oltre a generarsi questo movimento interiore che ci fa diventare anche un po' dei narratori, quello che noi guardiamo, percepiamo se lo guardiamo con attenzione, è sicuramente un'atmosfera di silenzio. E ognuno in qualche modo può rispecchiarsi in questa scena di vita familiare e può immaginare un diverso svolgersi dei fatti che seguirà questa anche situazione di attesa. Il secondo quadro che adesso andiamo a vedere